È molto stanco, Beppe Grillo, lo avevamo scritto ieri su Repubblica, il leader dei 5 Stelle non riesce più a gestire il movimento. La presa della Casaleggio Associati si è fatta più debole già da mesi e senza un'organizzazione era davvero difficile andare avanti. Così, senza alcun percorso democratico per arrivare ai nomi prescelti, si è creato un direttorio che in questo momento è sottoposto al voto sul blog. Ne fanno parte ovviamente Luigi Di Maio, Alessandro Di Battista, Roberto Fico, Carla Ruocco e Carlo Sibilia, due falchi d'attacco, Sibilia Di Battista, e tre figure che possono essere considerate più di mediazione, ma comunque sempre assolutamente in linea con i vertici. Nel frattempo una grande parte del movimento sta chiedendo la revoca dell'espulsione di Massimo Artini e Paola Pinna, e anche quella ha violato una regola principe dei gruppi, e cioè il fatto che ci dovesse essere prima un voto dell'assemblea congiunta, prima di arrivare al voto sul blog. A prendere posizione è stato anche il sindaco di Livorno, Filippo Nogarin, dopo che ieri lo aveva fatto il sindaco di Parma Pizzarotti, e Nogarin chiede a Grillo di ripensarci e racconta di non essere riuscito a votare ieri perché il sistema non ha accettato le sue credenziali, quindi insomma esprime anche dei dubbi sulla legittimità di quel voto. C'è un grande subbuglio nell'ala dissidente, c'è sullo sfondo l'appuntamento del 7 dicembre a Parma, quello che aveva lanciato Federico Pizzarotti per incontrare gli amministratori del movimento, dove dovevano andare alcuni deputati, tra cui Artini l'espulso. A questo punto Pizzarotti dovrà chiarire se vorrà mettersi alla guida di una scissione che mai come oggi è sembrata probabile.